ragazzo che conoscete, che viene direttamente da Sanremo 2015, quest'oggi in studio con voi. Allora, ascoltiamo alla tastiera Alessandro Crescenzo e la voce e naturalmente la canzone è quella di Francesco Boccia, Grande Amore. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Non mi lascerai mai, dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore, dimmi che sai, che solo me sceglierai, ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Siamo Alessandro Crescenzo che ti riaccompagnerà nel corso della mattinata. Buongiorno. Buongiorno e grazie, grazie. Quanta voce. Di prima mattina. Lo sappiamo bene. Di buon mattino. Però ci siamo svegliati presto apposta. E siamo felici che lo abbiate fatto. Per cercare di riscaldare un po' la voce. E quello è come il diesel, piano piano poi ci riprende. Diesel che tra l'altro è un attributo che si potrebbe tranquillamente fare per questa canzone, una canzone scritta ben 13 anni prima, se non erro, sì, lasciata lì in un cassetto e poi a un certo punto, 2015, Sanremo vince Sanremo quando viene assegnata a questi giovani tre ragazzi che, diciamo, la voce ce l'hanno piena. Come no? Ha una storia, è quasi come se fosse un film questa canzone, veramente io ho avuto delle risposte grazie a questa canzone. Questo è un mestiere molto difficile, fatto di alti e bassi. La mia carriera è stata sempre un continuo, veramente, di alti e bassi, porte in faccia, no? Però se uno crede in quello che fa e ci crede veramente, ci dedica tutta la vita e alla fine tutti questi sacrifici vengono poi ripagati, perché quando credi veramente in una cosa e gli dedichi tutto il tuo tempo, tutte le forze, tutta la passione che hai dentro, prima o poi il sogno si realizza. A me è successo così. Naturalmente Grande Amore è stata presentata al Festival di Sanremo almeno 6 volte e ogni volta mi ritornava indietro. Quindi con gli anni ho capito che forse quella canzone aveva bisogno di una voce diversa. E l'alchimia è successa proprio con i ragazzi del Volo. Pensa che i ragazzi del Volo all'inizio nemmeno la volevano cantare. È stato un lavoro grandissimo che ha fatto sia Pasquale Mammaro, il mio editore, insieme a me, a Ciro Tommi Esposito, che è l'altro autore, e anche Carlo Conti ha fatto un grandissimo lavoro, perché è stato lui che ha voluto unire questa canzone al gruppo del Volo.
e ci ha visto benissimo, tant'è vero poi la canzone ha vinto il Festival di Sanremo, è arrivata terza all'Eurovision ed oggi è una delle canzoni italiane più cantate al mondo, quindi è stato veramente difficile, però alla fine abbiamo avuto un ottimo risultato, veramente un risultato da sogno. Anche perché è una canzone che ha messo d'accordo tutti quanti la conoscono, tutti quanti la cantano, non c'è età, non c'è distinzione, veramente per tutti quanti. Arriva poi a un certo punto, cominciando a introdurre un altro brano che sentiremo fra poco, che ti viene chiesto di scrivere qualcosa per un'altra persona, Orietta Berti è una donna straordinaria alla quale voglio veramente tantissimo bene, perché lei mi ha cresciuto, perché io quando avevo 18 anni facevo parte del cast di Domenica Inn, ero il cantante di Domenica Inn insieme ad Antonella Bucci e ad Orietta Berti e Jimmy Fontana, che purtroppo non c'è più. E quindi Orietta, quando io avevo 18 anni, mi ha fatto proprio da madre, insieme a Mara Venier. E infatti era un periodo che io ingrassai tantissimo, perché Orietta ogni domenica portava un sacco di roba alla sua bellissima Emilia Romagna. E quindi questo affetto poi è rimasto negli anni. Naturalmente, quando c'è stato poi bisogno delle mie canzoni per questo cofanetto che insomma erano i 55 anni di carriera di Orietta Berti, e Pasquale stava organizzando proprio questo cofanetto e aveva bisogno di inediti, e ci siamo visti a Napoli, Orietta venne da me e abbiamo scelto questi due pezzi. Uno era Film, la mia vita un film, che ha dato poi il titolo al cofanetto, e l'altro era Quando ti sei innamorato. Che e poi, allora, a questo punto la commentiamo dopo, perché l'hai citata, siamo... La volete sentire? Sì. A questo che punto dici, sì. Ti va? Come? Il molto maestro volentieri. È già pronto alla nostra tastiera, la voce, come sempre, Francesco Boccia. A voi, Quando ti sei innamorato. La senti già, lo sai, che brucia dentro come una fiamma, ormai ti lascia il segno. Quando mi guardi tu so quello che vorrei, come una musica mi scorre dentro, un fiume in piena ormai fino allo schianto. Pericolosa sei, ma è quello che vorrei. Sembrava tanto, eppure non ho niente. Se non ti ho accanto, tutto è apparente. Un'onda senza il mare, un cielo senza stelle. Solo il mio pianto mi resta senza te. Quando ti sei innamorato, perduto, da allora niente è cambiato. Quando mi hai detto ti amo, confuso, dicesti non va. Raggiungici nuovamente, grazie ancora naturalmente al maestro Alessandro Crescenzo, che fra poco risentiremo perché ti riaccompagnerà. Francesco, tu nel caso di Orietta Berti ci hai raccontato anche appunto di un rapporto che andava avanti nel tempo, insomma di una conoscenza che aveva solide radici, ma quando tu scrivi comunque ti piace anche immaginarti e pensare, anche conoscere, fare chiacchierate con la persona che potrebbe essere la destinataria. Nasce tutto da lì, le canzoni che scrivo sono dei frammenti della mia vita, e naturalmente facendo da tanti anni questo mestiere
mi sono reso conto che la mia vita non è altro che lo specchio della vita di tante altre persone. Per questo poi la gente si innamora delle canzoni. Perché magari io ho avuto l'abilità di scrivere, di trovare le parole che accomunano le storie di tutti gli altri. La stessa cosa è successa con Orietta Berti. Quando io le ho fatto sentire la canzone, lei ha detto: ma questa è la storia mia e di Osvaldo. Ho detto: guarda, questa è la storia mia. Però naturalmente, se ti ci rivedi, significa che la canzone è anche tua, perché i sentimenti sono universali. Io scrivo sempre solo d'amore, perché per quanto mi riguarda penso che le canzoni d'amore non sono mai abbastanza, soprattutto per i tempi che viviamo oggi, no? Che sono veramente tristi, bui, c'è ancora la guerra nel 2023. Quindi penso che se una canzone d'amore può cambiare anche il cuore di una sola persona, allora ha ragione di esistere. Quindi io non faccio altro che portare avanti questo sentimento nella maniera che mi è più consona, quella nello scrivere le canzoni, di cantarle. Quindi viva l'amore sempre, sempre, sempre. Noi vogliamo aggiungere qualcuno alla nostra chiacchierata che stamattina ti accompagnerà nell'esibizione di un pezzo che, pensate, data del 99, eppure è ancora attualissimo. Diamo il buongiorno e il bentrovato ad Isabella Alfano. Grazie per essere qui, buongiorno. Non sento l'applauso del nostro studio. Ben trovata Isabella. Ecco. Allora, tra poco arriveremo anche a te, ma la canzone di cui parlavamo è Turu Turu Turu. Turu canzone. Turu, sì. Festival di Sanremo del 2001. Io all'epoca avevo 23 anni e Giada, che mi accompagnò lì al festival, ne aveva appena 15, era proprio una ragazzina. E abbiamo portato questo pezzo scritto da me, che aveva questo titolo veramente accattivante, perché Turu Turu ci hanno preso in giro almeno per tutto il periodo del Festival di Sanremo. Soltanto che poi, quando l'abbiamo portata su quel palco e l'abbiamo cantata per la prima volta, l'Italia se n'è completamente innamorata, perché era proprio lo specchio di quegli anni, di un amore adolescenziale, insomma. Aspetta, l'Italia se n'è innamorata, ma anche Isabella se n'è innamorata di quella canzone. No? Sentiamo, fra poco ce la canterete insieme. Chi non se n'è innamorato? Io ero piccolissima, quindi devo dire che non l'ho vista in televisione. L'ho sentita successivamente, abbiamo avuto modo anche con Francesco di cantarla insieme già quanti sì, anni fa ormai? Sì, l'abbiamo cantata insieme tantissime altre volte, perché la coppia poi si sciolse subito dopo Sanremo, quindi io andavo in giro a chiedere alle ragazze: vuoi fare Turu Turu con me? E io avevo sempre qualche schiaffo, invece lei è stata l'unica che sì. ha accettato. E ancora continua, non è che e nonostante indietro. Sono nonostante passati tutto. Tutti questi anni, Turu Turu è ritornata di nuovo di moda, proprio perché è successa una cosa esagerata. No, infatti raccontiamo questa perché è fantastica. Pensa che noi l'abbiamo appresa prima di sapere che voi venivate qui. Per quanto ci possa piacere questa canzone, siamo andati a cercarci su internet ciò che tu stai per dirci. Ah, sì. Assolutamente. Vediamo. Cioè, a un certo punto, praticamente, i Coldplay hanno intonato la tua canzone. Sì, è successo questo perché i Coldplay stanno facendo questo tour mondiale. E naturalmente in ogni paese dove si esibiscono cantano la canzone più famosa. Turu Turu ha avuto un grandissimo successo, ma stiamo parlando di un successo veramente esagerato, perché è diventata la colonna sonora del Brasile. Io non ci sono mai stato in Brasile, però lì è diventata famosissima perché è stata coverizzata poi da questi due fratelli, Sandy e Junior, che lì sono famosi, insomma riempiono gli stadi. E questa canzone è stata veramente il loro portafortuna, perché nonostante siano passati più di 20 anni è rimasta la colonna sonora proprio del popolo brasiliano. Quindi quando sono andati i Coldplay hanno dovuto cantare la canzone più famosa, e in quell'occasione era proprio Turu Turu. E allora, quindi è ritornata. Se l'hanno cantata i Coldplay, allora io vi prego di andare a cantarla per noi, Francesco sì, Boccia, Isabella no, Alfano, accompagnati dal maestro Alessandro Crescenzo. Turu Turu. Oggi è un turu 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 per la testa, che fa turu 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 e non mi passa. Lo fa sempre quando esci un po' da solo
ed io resto pressappoco dove sono. Se potessi fermerei i tuoi passi in un momento per scoprire dove sei, se mi stai portando dentro. Meno male che tra noi sta nascendo un sentimento che fa turu 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 turu. Io vorrei chiamarti ma non ho una scusa, e hai sbagliato a darmi il numero di casa. Non riesco a immaginarti tutta sola, che peccato che non te l'ho detto ancora. Che non sto mangiando più, che non vedo più gli amici, che mi manchi solo tu, le tue mani, i tuoi sorrisi. Ma qualcosa tra di noi può succedere lo stesso, non ci arrenderemo mai fino a che sarà successo questo turu 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 nella testa. Nella testa mi fa troppo male, adesso dico basta. Adesso dico che c'è un turu turu nella vita mia che cancella tutta la malinconia. Da domani proverò a sentirmi un po' diversa. A me piaci come sei, meglio se resti la stessa. Da domani canterò sottovoce una canzone, e quando io la sentirò sarò cotto di emozione. Ti innamorerai, dovessi attendere altri due secoli e allontanerai questo turu 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 tu. Se c'è ancora turu turu nella testa, nella testa, è perché se non ti godi quello resta. Ogni giorno viene a farti compagnia, neanche il vento se lo può portare via. E non chiedermi cos'è questo vuoto nella mente, perché sei vicino a me anche quando sei distante. Troveremo dentro noi qualche cosa di importante con un turu 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 turu. Questo turu 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 nella testa che ci prende come un gioco fatto apposta. Da domani scoprirai che rimane solamente turu 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 turu. Grazie! Ringraziamo il maestro Alessandro Crescenzo che ci ha accompagnato. Una battuta al volo, abbiamo detto cosa ha significato per te questa canzone, per te cantarla com'è? Per me è ripercorrere la storia, Francesco veramente ha scritto delle cose meravigliose, quindi per me cantare un brano che è un successo di questo tipo con lui, che è un artista veramente, un autore pazzesco, per me è motivo di orgoglio, veramente. Avete fatto sognare il Brasile e avete fatto sognare tutta una generazione che stava qua dietro con i telefonini, che è la nostra, la casella 30-40 anni, che hanno sognato, e quindi grazie, grazie ancora Isabella Alfano, Francesco Boccia, grazie, e il maestro Alessandro Crescenzo. Rimanete qua, noi andiamo in pubblicità ma ritorniamo fra pochissimo con Canonico TV 2000, fra poco.